Oggi rimando la consueta catechesi e desidero fermarmi con voi a pensare alle persone che, anche in questo momento, stanno attraversando mari e deserti per raggiungere una terra dove vivere in pace e sicurezza. Mare e deserto. Queste due parole ritornano in tante testimonianze che ricevo, sia da parte di migranti, sia da persone che si impegnano per soccorrerli. Il deserto non è solo quello di sabbia e dune o quello roccioso, ma sono pure tutti quei territori impervi, pericolosi, come le foreste, le giungle, le steppe dove i migranti camminano da soli. Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave. Nell'epoca dei satelliti e dei droni ci sono uomini, donne e bambini migranti che nessuno deve vedere, li nascondono. Solo Dio vede e ascolta il loro grido. E questa è una crudeltà della nostra civiltà.